Buonasera. Allora, facciamo. Mm mhm. Ok. Ok. Ciao Barbie, ah ci siamo. Allora, qui dovrebbe partire. Benissimo. Ciao a tutti, aspettiamo ancora qualche eh, momento che si colleghi qualcun altro e poi partiamo. Ciao Silvia. Buonasera a tutti, benvenuti per questa diretta. Grazie a voi per essere qui con me quest'ora. Grazie a chi la sta guardando indifferita, grazie a Bridges of Light, Ponti di Luce, e grazie a tutti. Aspettiamo ancora un attimo prima di partire perché stasera parliamo di un argomento. Partiamo con un argomento ah. mm. molto scottante direi. Ciao Chiara, buona serata. E prima di dirvelo, vabbè, magari avete già letto, aspettiamo ancora un attimo. Ma... E finalmente, che penso ci sia, chi ha fatto questa domanda, ciao Simo, ciao Lucia, chi ha fatto questa domanda, che l'aveva già fatta eh, un po' di tempo fa, ciao Morena, e, e poi per un motivo, per un altro, per un altro, non, non siamo mai arrivati, a, a parlarne. E allora, visto che è una cosa veramente, secondo me, um, importante, importante perché, perché se riusciamo <ride> a considerare e magari anche andare in fondo a una questione così, uh, così complessa, esatto, così spinosa, come dice Silvia. Uh, Vuol dire che eccoti qua, ciao Mariella, ciao, eccoti, sono contento, ci sei. Ecco, se riusciamo veramente a anche solo a contestualizzare, concettualizzare, e poi il mio invito, però, è sempre che questi concetti e le cose di cui parliamo non rimangano solo dei concetti, ma che vengano poi attualizzate. Ecco, se riusciamo a fare questo, secondo me possiamo poi veramente. Um, Sapere di essere capaci eh, a integrare, tra virgolette, incorporare quella che si chiama veramente la spiritualità. Ok? E questa è la, questa è la domanda, bellissima domanda. Come faccio a sentirmi un tutt'uno con colui che ammazza con violenza? Con chi stupra un bambino, con chi fa del male indicibile, per pura noia, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Natalia, ciao Elena. Allora, la cosa, la prima domanda, secondo me, ovviamente, come sempre: importante uh, da porci, è questa. È determinante questa domanda o meglio la risposta a questa domanda quanto siamo disposti ad andare in fondo ripeto quanto siamo disposti a guardare oltre le apparenze quanto siamo disposti a Capire e comprendere come veramente funzionano certe cose. Ok? Ovviamente, e <ride> lo si dice sempre: facile a dirsi, difficile a farsi. In questo caso, veramente, veramente poco facile, molto difficile, certo. Um, consideriamo comunque certe cose. Ciao, Edda! benvenuta, consideriamo certe cose che preferisco vengano considerate prima da un punto di vista puramente fattuale, tra virgolette scientifico, uh, scientifico, psicologico, fattuale, neanche spirituale, ok? Ci arriviamo dopo. Ormai è appurato, constatato, che qualsiasi essere vivente, direi, e incluso anche l'essere umano, in uno stato di benessere non è propenso ad essere aggressivo, non è propenso naturalmente a essere um, cattivo, ecco. per cui non è propenso a fare del male. Su studi e esperimenti che sono stati fatti, osservazioni che hanno fatto su bambini si è visto che i bambini già a due anni dimostrano di essere molto molto amorevoli o comunque naturalmente disposti a essere uno amorevoli e poi proprio compassionevoli cioè se i bambini o un bambino vede che un altro bambino o un altro essere vivente non sta bene e istintivamente, se sta bene lui, ovvio, è istintivamente propenso a, ad andare a aiutare, ad abbracciare in qualche modo, comunque ad aiutare, a prestare il suo aiuto a chi non sta bene. Ok. Sono stati fatti altri esperimenti a livello uh, sociale, cioè per vedere come, come le, i bambini imparano le cose tramite uh, l'osservazione, tramite il modellamento. Dove hanno preso uh, dei gruppi di bambini e a un gruppo di bambini hanno fatto vedere un, uh, un, un ragazzo che uh, giocava con, con un bambolotto, l'avevano chiamato Bobo, ok? E con questo bambolotto ci, ci giocava amichevolmente. A un altro gruppo di bambini è stato invece fatto vedere. Uh, lo sperimentatore, cioè questo ragazzo che um, era, vi usava violenza uh, nei confronti di Bobo, nei confronti di questo bambolotto. Si è poi visto che il gruppo di bambini che aveva assistito a una scena di violenza, cioè aveva visto che il ragazzo che, che, che giocava con Bobo lo, lo picchiava, lo attaccava, Dopo, perché poi questi bambini li hanno poi fatti entrare in uno spazio dove potevano giocare, dove c'era Bobo, il bambolotto che avevano visto prima. Ecco, i bambini che avevano visto uh, qualcuno essere violento nei confronti di Bobo simulavano gli stessi atteggiamenti, cioè avevano già imparato, già appreso come essere violenti nei confronti di qualcun altro, ok? Questo cosa ci dice comunque? Questo ci dice che la violenza è un comportamento che questi bambini hanno appreso, ok? Non era insito, non è insito nella loro natura. Allora, per quanto riguarda infatti per cui la persona che Commette veramente un atto di violenza, magari, appunto, stupra un bambino. Sicuramente è una persona che non sta bene, perché se stesse bene no, non potrebbe proprio fare una cosa simile. Ok, per quanto riguarda la noia, ecco chi fa del male indicibile per pura noia, anche qui non lo so e poi vi dico so, sempre il mio parere solo N non so per quanto sia uh, dovuto solo alla noia o anche a un male sottostante però in effetti potrebbe essere che quella persona in effetti non sta male o comunque non sa tra virgolette di star male però in effetti se quella persona ha assistito un po come i bambini che avevano assistito a chi um, picchiava il bambolotto Bobo, questo, queste persone può essere che quando si annoiano, cosa fanno? Eh, usano degli atteggiamenti che hanno imparato che sono comunque, comunque dannosi e, e disfunzionali. Okay. Per cui ovviamente facile essere, sentirsi un tutt'uno con queste persone? No, assolutamente no. Sicuramente, e oserei dire, magari quasi impossibile: se questi atti sono stati compiuti nei nostri confronti o nei confronti di qualcuno a cui noi temiamo, teniamo perché ovviamente quando noi uh, ci sentiamo arrabbiati o offesi, ovviamente non possiamo sicuramente sentirci un tutt'uno con nessuno. Ok, cosa però vorrei che tenessimo presente, allora, primo, il primo punto cardine è appunto che le persone che si comportano in questo modo, in questi modi, ah, qua comunque io non voglio dire, perché comunque io non sto dicendo eh, che noi dovremmo sentirci un tutt'uno o meno con queste persone, io sto solo dicendo che se vogliamo, sentire quello ciao Roberta quello che veramente è che è una realtà cioè che siamo veramente noi possiamo sì sentirci separati dagli altri ma noi siamo un tutt'uno cioè anche proprio a livello energetico noi siamo un tutt'uno tra di noi e con l'universo ok siamo proprio in una zuppa energetica poi ovviamente che a livello fisico sembra che io sono Luca distinto da Katia, ciao Katia, da Anna o da chiunque altro. però a livello energetico, noi siamo veramente un'unica cosa con il tutto. Ok? Per sentirci un uno con tutto, e non sentirci separati anche quando capitano queste cose. Allora, appunto, secondo me, il punto cardine numero uno è il, però, anche qua. Una cosa, uno o è consapevole di questa cosa o ci crede, ma se non ci credete va benissimo. Però è il, il riconoscere o il voler credere, e io sono uno di quelli, rendersi consapevoli che non c'è nessuno di intris, intrinsecamente negativo. Io alle energie negative proprio non ci credo. Io credo a persone che... Um, hanno delle visioni diverse del mondo che ovvio io o noi possiamo sicuramente uh, considerare come disfunzionali come malvagie ok però queste persone pertanto che a noi veramente non possa eh, no, che noi non possiamo, possiamo non condividere la loro visione del mondo, loro hanno i loro motivi per fare quello che fanno. Normalmente, cioè normalmente in tutti i casi, chi usa la violenza lo fa perché, pensateci, quando è che noi siamo arrabbiati? Noi siamo arrabbiati quando, e eh, non ho facile, lo so Mariella, non è facile, ma noi siamo arrabbiati quando ci sentiamo violati. E questo funziona per tutti, ragazzi, fateci caso. Quando è che vi arrabbiate? La rabbia è un'emozione assolutamente naturale e appropriata, se usata nel giusto modo. La rabbia e l'aggressività è quell'emozione che dice stop stai violando un qualcosa di mio o che mi appartiene, che poi ovvio potrebbe essere anche solo un'idea, una persona, un qualcosa che, 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 che non esiste per qualcun altro. Ma la persona si arrabbia non perché non sa, così, perché non, non sa cosa fare, ma perché c'è un qualcosa che lo o la irrita. E la violenza è, si innesca perché, perché si vuole in fondo sempre difendere un qualcuno o un qualcosa, cioè noi possiamo difendere, vogliamo difendere perché abbiamo paura, noi siamo aggressivi, la persona aggressiva, io vi invito d'ora in poi a pensare a vedere oltre e per quello che dico quanto vogliamo andare in fondo, perché noi superficialmente, rimanendo a un livello giudicante, è ovvio che una persona che usa violenza contro un'altra a livello superficiale è una persona cattiva è una persona che, uh, che, non, che che sta facendo del male ok ma se noi andiamo in fondo e veramente lo so non è facile ma ci mettiamo nei suoi panni quella persona sta difendendo un qualcuno o un qualcosa magari un ideale un ideale magari completamente diverso dal nostro che noi magari non condividiamo assolutamente, che per noi è follia, però per lui o lei o per loro è una cosa è una cosa uh, sacrosanta. Okay? Per cui questo per dire che quando vedete qualcuno usare violenza, quando vedete qualcuno arrabbiato, io vi invito a pensare, formulare questo pensiero. Non ditevi solo lui o lei o loro sono arrabbiati, sono violenti. Lui o lei o loro sono spaventati, perché la realtà dopo la rabbia è quella, è la paura. E sì, eh, Chiara dice, tutti quelli che hanno paura sono violenti. No, non tutti, non tutti, non tutti, non tutti sono violenti. Però chi è violento comunque sicuramente è perché ha paura. Per cui la persona violenta è una persona spaventata. Pensiamoci, come già noi... Um, sì, i deboli sono violenti, Anna, esatto. Come, come cambia già la nostra attitudine, pensiamoci, dal pensare quella persona è aggressiva e violenta, fatelo con me questa cosa, al dirvi quella persona è spaventata. Cambia, giusto, la nostra propria attitudine e la nostra energia. Ok, questo è determinante, ragazzi. A cosa è determinante? A cosa noi vogliamo, cioè se noi vogliamo un mondo pacifico, sereno e io lo voglio, quando io mi arrabbio perché vedo qualcuno che sta usando violenza contro un'altra persona, ragazzi, io energeticamente quella 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 violenza sta, in, sta dando, alimentando il fuoco che già è in quella persona, fuoco al fuoco, cioè da una fiammella così la faccio diventare chissà grande. Lo so che non è facile, ragazzi, lo so che non è facile, ma quanto vogliamo andare giù? Cioè io se capisco che quella persona è una persona spaventata e non vuol dire, questo deve essere chiaro, che io perché capisco che una persona spaventata la lascio, le lascio fare tutto quello che vuole. No, no, io la fermo. Però l'energia è la forza che io uso a fermare quella persona quando sono centrato e non sono alterato emotivamente non sono arrabbiato ok po sono però fermo deciso e compassionevole cioè io lo so che stai male però ti fermo i lottatori professionisti infatti lo sanno sono molto più efficaci più potenti quando sono in uno stato di quiete Infatti si dice centrati, sii centrato, sii connesso con te stesso e poi entra in campo di battaglia, ma mai quando sei arrabbiato. Uno perché sei meno forte tu e due perché comunque sei, sei, sei m, m, negativo, non è perché comunque andare in guerra è il nome della pace. Se così dobbiamo fare, noi dobbiamo incorporare la pace perché se noi andiamo in guerra e, se, e siamo um, infervoriti, arrabbiati, noi stiamo alimentando la guerra. Non so se mi sto spiegando. Ok, questo per dire che è questo lavoro che io vi sto facendo spero di stimolarvi a fare a livello prima mentale ma che poi diventa comunque anche a poi una risonanza a livello di consapevolezza e proprio a livello emotivo e corporeo fisico è un lavoro che va fatto da neutri cioè adesso quando uno è in uno stato di quiete ok questi, questi sono i lavori che si fanno quando possiamo permettercelo Perché? perché quando noi se noi volessimo fare questo lavoro quando qualcuno ha già quando noi abbiamo permesso a qualcuno qualcosa di innescare un'emozione rabbiosa, offesa o violenta in noi, è molto difficile che riusciamo a fare queste cose. Però se noi, come stiamo facendo, contestualizziamo tutto in un modo magari un po' più profondo che magari prima non avevamo fatto e, e sappiamo che quando si ripresenta la situazione nella quale noi Sappiamo di un atto violento che è stato commesso o assistiamo a un atto, un atto violento. Magari è probabile che noi riusciamo a rispondere invece di reagire come, come avevamo fatto in precedenza in modo magari diverso. Ok, perché noi, come sappiamo, possiamo solo la, il fuoco si spegne con l'acqua. Per cui, se una persona è, 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 è violenta. È solo la nostra energia pacifica che può placarla, giusto? Ma adesso voglio, ho visto che avete scritto e sono voglio vedere cosa avete scritto. Ok, Edda dice. Così ci connettiamo un po' di più. Edda dice: "Ma allora, come vedi e cosa pensi dell'impronta caratteriale se siamo un'unicità? È una questione di scelte individuali?". Ah, bella domanda. Allora, cosa penso dell'impronta caratteriale? Se siamo un'unicità? Ok, ma um, l'unicità uni, di cui parlo io è, è un ins essere insieme con distinto da, cioè secondo me, ognuno di noi sì che siamo uniti energeticamente e facciamo parte, è una cosa gestaltica cioè noi siamo, tutto l'insieme di noi forma il tutto, ma il tutto, l'insieme di noi, è più della somma di tutte le parti, è ancora un qualcosa in più, ancora una caratteristica in più, cioè immaginate una sinfonia che è fatta di diverse note, ogni nota è una nota, ma tutte le note insieme formano una sinfonia che, che è, è un qualcosa di indescrivibile. E secondo me noi... Noi come esseri umani siamo tutti così e come individui come anime. Per cui noi possiamo essere unici nel senso che siamo tutti collegati, ma siamo uh, diversi caratterialmente e caratterialmente, secondo me, nasciamo già, cioè ci incarniamo già proprio con delle attitudini temperamentali. Uniche, cioè ci sono per esempio si, si vedono già dei bambini non molto piccoli che si vede sono già più magari più tranquilli, altri sono un po' più focosi, insomma ognuno ha già le, le sue caratteristiche. Poi ovvio l'ambiente in cui si cresce ha anche forma, tantissimo la personalità di ognuno di noi. L'impronta è una questione di scelte individuali. Mm, allora, eh, secondo me, se le, come si forma il carattere di una persona appunto un po' è formato dal temperamento con il quale nasce un po' dall'ambiente familiare sociale educativo e poi si può scegliere nel senso che sì una persona può scegliere io per esempio no? quando prima del 2002 ero formato come ero formato ma un po' tra in, per default cioè per, per co come ero stato condizionato per dove ero cresciuto ma non mi ero mai chiesto che personalità avevo io o non mi ero mai guardato dentro e non avevo mai modificato niente di me e in effetti come sapete avevo una visione molto negativa ero molto giudicante ecco sicuramente non avrei non eh, mi sarei ero rabbioso con chi commetteva certi atti mai più avrei pensato che avrei potuto magari comprendere il perché pensare che non erano cattivi adesso ecco dal 2002 adesso io ho iniziato, ho scelto caratterialmente di modificarmi un po', comunque sicuramente ho abbandonato i giudizi, tante cose si possono fare e il mio carattere, pur essendo sempre io, sta cambiando e si può anche cambiare. Per cui secondo me, se uno vuole, si può cambiare, può, la, la personalità può trasformarla. Certo, ci vuole tanta costanza, ma si può fare, secondo me. Però ovviamente non è che una persona diventi... Eh, proprio un'altra, però come mentalità sì si può, io veramente io ero molto giudicante, ero molto, ero un lamentoso, io ero uno di quelli che trovava il difetto dappertutto, insomma adesso il contrario, mi focalizzavo sulle cose che non mi piacevano, infatti avevo incidenti in macchina, mi rubavano il portafoglio, eh, litigavo, adesso queste cose proprio non mi succedono più, perché? Perché? i miei pensieri, le mie emozioni, cioè il mio stato proprio d'animo normalmente è completamente diverso. Ok? Perché? Perché ho lavorato anche tanto sulle cose di cui stiamo parlando. Io adesso anche quando una, mi arrabbio, una persona fa qualcosa e mi arrabbio, magari subito si sì, mi parte, mi arrabbio, no? Poi però eh, lo so adesso che sono io che mi arrabbio, cioè non è mai quello che succede a me, a noi, che ci fa arrabbiare o ci fa gioire, è quello che noi ci diciamo, cioè l'interpretazione che diamo a ciò che ci succede. Quando noi abbiamo veramente capito, compreso e utilizzato e utilizziamo questa facoltà, noi iniziamo a diventare quello che io chiamo i maestri di noi stessi, cioè noi iniziamo veramente a Scegliere lo stato emotivo che vogliamo sentire in ogni circostanza. Facile a dirsi, difficile a farsi in certe circostanze, però è veramente, è veramente possibile. Sì, è un lavoro, ma si può fare. Come dicevo prima, è un lavoro che la mente si programma quando è calma, facendo queste cose, parlandone, e poi quando si presenta la situazione si vede magari che infatti una volta io quando mi arrabbiavo. Mi arrabbiavo per cose piccolissime e poi comunque la rabbia mi durava tanto, delle ore, magari il giorno dopo, giorni. Adesso no, veramente. Adesso magari mi arrabbio e poi mi dico: Oh, cosa sto pensando ancora che mi sto facendo arrabbiare? Cosa sto giudicando negativamente? E posso o reinterpretare la situazione o mi chiedo: Ma qual è il dono nascosto? oppure so. Ho abbastanza controllo della, delle mie facoltà attentive che mi dico ma luca basta lascia perdere e mi focalizzo dove voglio focalizzarmi ok queste cose sono possibilissime però come tutte le facoltà bisogna allenarsi però è possibile uh, chiara dice tutti quelli che hanno paura sono violenti no secondo me no no non tutti uh, ci sono quelli che sono violenti che questa violenza la scaricano fuori ok e sono quelli che fanno dei danni agli altri, magari a loro ne fanno, magari a livello cardiologico, ma neanche tanto, perché comunque questa energia rabbiosa la buttano fuori, per cui volendo sono e per loro è più sano. <ride> Poi invece no, ci sono quelli che hanno paura invece che la tengono, perché magari sono cresciuti in, in, in ambienti dove magari non era, non sono stati abituati a esprimere le loro emozioni rabbiose, magari, per cui somatizzano. Per cui cosa succede? Che magari uh, di, si deprimono perché tengono questa rabbia dentro, si deprimono, oppure magari somatizzano una malattia o un cancro, un tumore. Rendo l'idea: cioè questa energia rabbiosa invece di uscire fuori uh, rimane dentro l'organismo e danneggia l'organismo stesso. Però sempre danneggia sempre pur sempre qualcosa. Uh. Ah, sì, i deboli sono violenti. Sì, sì, è vero, i deboli sono violenti. Esattamente. Perché in effetti quando si ha paura è, è quasi un, un riflesso uh, automatico, una cosa automatica: l'attaccare. Uh, perché se, no, se non abbiamo paura, se siamo calmi, tranquilli, non, non siamo violenti, nessuno è violento. Roberta scrive, alle volte sono anche persone frustrate che scatenano la loro rabbia con i più deboli. Sì, 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 sì. Sì, Beh, mi piace questa considerazione. In effetti, in effetti, tante volte ci sono magari persone che noi vediamo e commettono degli atti veramente atroci, ma chi lo, dice, chi lo sa che questi non siano stati magari appunto aizzati Uh, o comunque eh, la, loro, la loro rabbia, la loro frustrazione è stata generata da persone dietro che li hanno spinti e loro sono stati i promotori di questa rabbia accumulata, ma che comunque è stata tramandata indietro. E a proposito, una, una cosa che vorrei che tutti, che tutti noi, alla quale tutti noi riflettessimo è questa. Proprio perché noi siamo un tutt'uno e anche qui non perché sia un bel concetto metafisico spirituale, ma proprio perché noi siamo un sistema aperto ognuno di noi, non siamo un sistema chiuso, cioè noi siamo un sistema, io sono Luca ma sono connesso, adesso sono connesso con voi, io sto comunicando, c'è un qualcosa che, che interagisce tra di noi, giusto? Anche solo a livello di pensiero energetico e con noi con tutto il mondo, ok? Le persone che commettono appunto che stuprano i bambini o che uccidono gli altri o fanno certe cose, in un certo senso, chiediamoci ragazzi, chiediamoci che parte sto o stiamo giocando nel aver creato e nel continuare a alimentare un sistema un sistema culturale, ideologico che fa sì che certe persone siano in questo modo. Vi faccio l'esempio, secondo me lampante, proprio lampante. Che fossi io a, a, a avere potere su certe cose, cambierei qualcosa riguardo di questo, ragazzi. I bambini già a 2, 3, 4, 5 anni vengono esposti come niente fosse, a ah, cartoni animati dove uh, si lotta, dove usano le armi, si sparano, ragazzi si uccidono, ok? Ma ahimè far vedere una persona nuda a un bambino o una bambina o una scena di due persone che si baciano, tra virgolette, con la lingua o che fanno sesso. Che messaggio stiamo dando a questi bambini? È così, ragazzi, che creiamo... I, 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 quelli che uccidono e i, i pedofili o gli stupratori eh? con questi tabù o con queste con queste concezioni con questi messaggi disfunzionali della vita perché il messaggio qual è il messaggio è che la violenza è figa la violenza è, è ok è l'amore o il sesso il sesso che è la cosa l'energia più potente che c'è la più bella che è l'espressione comunque dell'amore che poi possa essere un amore romantico o meno ne potremmo discutere da qui l'eternità ma è sempre un, un atto di avvicinanza di godimento di amore quella invece no ok per cui già qua abbiamo una disfunzionalità a livello neurale cerebrale alla quale siamo stati esposti che non può che creare delle grandi delle de, delle, dis, de, delle grandi dei grandi scompensi in quella persona ma poi anche a livello sociale ok per cui secondo me per, finché noi non mettiamo a posto queste cose continuiamo a generare degli scompensi per tante persone che comunque sono un po più deboli sono un po meno magari fortunate di noi che siamo stati educati in un certo modo perché una persona che appunto è stata educata magari da una famiglia dove c'era poco tempo per, da dedicare a loro, pochi soldi, poca, poca educazione, poco tutto, ci mettono poco ad andare un po' fuori di testa. E un'altra cosa che ci tengo a far presente è che noi comunque, pur magari vivendo una vita che uh, consideriamo essere decorosa ai massimi esponenti, il momento in cui... Noi ci uh, disgustiamo, ma con energia negativa, con, con, viol con, con, um, con violenza con, comunque con disgusto, ma proprio con, con disprezzo. Ecco, quest'energia che noi emaniamo quando abbiamo visto che magari un terrorista ha commesso un certo atto terroristico, noi stiamo a livello energetico alimentando proprio la cosa che vorremmo non esistesse. Ecco, questa cosa è determinante. Io sono qua a dirla a sfinimento finché, e, 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 e fortunatamente c'è chi, chi le capisce queste cose, finché le persone non lo capiscono, perché se no è un controsenso. Cioè, finché io non capisco e comprendo e rimango veramente in uno stato di quiete quando un atto atro che prima giudicava atroce viene commesso, io... Non riesco a far niente di produttivo perché questa cosa non succeda più. Perché quell'energia negativa che io sprigiono, quel disprezzo che ho, esce nell'aria nel, nel campo zero, nell'etere, e cosa fa? Va a alimentare, tra virgolette, a eccitare quel diapason poverino, cioè quel, quel poverino, quella persona che già soffre di suo, che già non sta bene, non è forte. Che risuona già con quell'energia frustrante che io do fuori, per cui io, è, come, io, è come se gli dessi benzina a questi poverini. Mi spiego. Invece, se vogliamo la pace, diamo pace, diamo sicurezza, diamo fiducia, diamo amore. Mi spiego. Perché tutte le volte che noi ci disprezziamo, tutte le volte che noi giudichiamo, tutte le volte che noi arrabbiamo, ci arrabbiamo, sapete cosa stiamo dichiarando? Che noi di spirituale. Non abbiamo niente, niente, niente. Non se ne può più di sentir parlare, almeno io non posso più, sentir parlare le persone di essere spirituali quando si indegnano o si arrabbiano. Quello è l'ego, quella è la mente giudicante ai massimi esponenti, ragazzi. Ma non sto scherzando. Però finché non guardiamo queste cose e non le riconosciamo e non ci lavoriamo sopra, noi continuiamo a raccontarcela. Continuiamo a credere di essere eh, chi non siamo veramente spero di essere spiegato comunque uh, così. chiara dice perdonami ma io invece di pensare a quanto è spaventata la persona violenta penso a quanto può essere spaventata la persona che subisce quella violenza certo anche io chiara io non sto in effetti dicendo uh, Abbiamo compassione per chi ha commesso il, il crimine, tra virgolette, e non abbiamo compassione per tra virgolette le vittime? No, ovviamente, certo tanta compassione per chi ha ricevuto l'offesa. Ok? E comunque, secondo voi, chi sta più male dentro? Che poi non è detto perché magari anche la vittima stava già malissima, adesso dico per dire però. Normalmente chi è mosso a fare un, altro, un atto violento contro un'altra persona, dentro sta veramente, veramente male. È lì che dico io, certo, diamo compassione al, a chi è stato violentato e offeso, ma ovvio, ma ovvio. E ne necessita anche tanta, forse di più, quello che ha che è stato mosso da così tanta rabbia, no? Cioè, ditemi una cosa, vi arrabbiereste con un bambino che, perché ha tre anni, ok, per cui è piccino piccino, non riesce a raggiungere la maniglia della porta per aprirla, non riesce perché non ci arriva, vi arrabbiereste? penso di no. Oppure al bambino che è frustrato, che ha fame o ha qualcosa che non va, non sta bene e allora scalcia o ti tira i pugni, è irrascibile, ma lo vedi che non sta bene. Ti arrabbi con lui? Beh, ci sono, dei, sì, ci sono certe persone che si arrabbierebbero, ma no, giusto? Gli chiedi subito, istintivamente, ma cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? E la stessa dinamica è con queste persone. Allora, comunque, ah. Oh, ah, dove siamo, aspetta un attimo, ok, aspetta un attimo, cosa fare allora dove era l'ultima, aspetta, che io non so dopo dopo è quello il, il commento di perché di. Ah, ecco, ok, ci sono. Finalmente Eda eh, dice: alle volte basta un silenzio consapevole. Sicuramente potrebbe aiutare, sì. Grazie, sì. Anna dice ognuno di noi è ciò che ha vissuto chi vive la violenza in famiglia è più portato ad essere violento verso il prossimo. Esattamente, esattamente, sì, sì. Tendiamo un po' tutti, a livello inconscio ovviamente, a riproporre, tra virgolette, il copione che abbiamo imparato in famiglia, sì, esatto. Sì. Mariella dice, come fa la paura a scatenare in una persona la capacità di massacrare e accoltellare un suo simile? Eh, Secondo me è un insieme di fattori. Come diceva, come diceva Anna, pensiamoci, Mariela, pensaci. Se questa persona, allora, primo è già magari nata in una famiglia dove, metti, per esempio, no, il, il, i, i genitori si prendevano a botte, no? c'era già tanta rabbia in famiglia, si prendevano a botte. Questa persona, come dicevo prima, guarda, guarda dei film dove si spara a Gogò, -go. per esempio no, in America. Secondo me che, che ogni due adesso qualcuno prende, va nelle scuole o nei negozi e spara a Vambera. Secondo me c'è tanto uh, di, della cultura in cui si vive e anche quella americana, dei film americani. Nei film americani, pensateci un po', anche la persona brava, il buono, ecco, anche lì è un controsenso. Il buono è violentissimo nei film, o no? Cioè il buono è quello che uccide il cattivo. Cioè il buono ha la licenza di uccidere. Ma pensiamoci un attimo, ragazzi, veramente seriamente, da una prospettiva veramente puramente uh, un'etica spirituale. Ma da qua come puoi reputarti buono se usi violenza contro un altro essere umano? Ma ragazzi... Cioè, hai capito? Per cui tutte queste cose, cioè uno cresce dicendo io sono buono e devo uccidere i cattivi e quella persona magari, appunto, è, è cresciuta in una famiglia dove già c'era tanto, tanto caos, c'era violenza promulgata a go-go: uno più uno fa due, vai. Non rendo... Ci vuole poco eh, a fare così, a diventare così e a essere giustificati addirittura nella propria pazzia. Ma io sono qua a dire. Proprio perché loro hanno queste cose disfunzionali, noi che abbiamo i, il lusso, oserei dire, di essere cresciuti in un ambiente un po' più calmo, abbiamo il lusso di poter riflettere su certe cose. Non cadiamo anche noi nella follia di giudicare, di condannare e di pensare di essere più di loro, perché comunque un'altra cosa che ci tengo a dire è che questa, e questa anche qua è una cosa psicologica, anche spirituale. A spirituale puoi, puoi parlare di. Proiezione a livello psicologico, di legge del riflesso, degli, degli specchi della vita, di quello che vuoi. Finché noi ci arrabbiamo perché un qualcuno ha commesso un atto e quell'atto ci fa arrabbiare, e perché la stessa caratteristica che noi stiamo giudicando, che può essere la cattiveria, uh, la tragicità o che ne so di quella persona. Noi ce l'abbiamo noi dentro, ma non la riconosciamo e la proiettiamo fuori. Lo ripeto, lo ripeto. Il mondo fuori di noi sarà violento finché noi non riconosciamo di essere violenti dentro. Ma è così che funziona, funziona la psico-umana, l'ego, l'anima inconsapevole. Pensa di non essere aggressiva, pensa di non essere eh, cattiva. Lo pensa, ma non lo riconosce. Allora, quando non sai cosa è, cosa fai? Proietti fuori, qualcuno ti fa vedere una cosa che c'è in te, ma tu dici no, io non sono così, punti il dito, guarda, un dito a te, tre a me. Chi lo dice lo è cento volte più di me. I bambini sono molto saggi. guarda, pensateci, quando dici lui o lei è, 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 è spregiudicato, è che ne so, è, è terribile, è cattivo, è perché c'è della cattiveria in te. Che tu non sai di avere il giorno che la guardi e ti dici: ma anch'io posso essere cattivo. E ti ami e la integri, e ti, ti, ti ami così perché sai che comunque sei anche tu così. E il giorno che appunto quella persona che prima giudicavi che ti, tanto ti disgustava non ti disgusta più, tu hai aiutato non solo te, ma anche quella persona. Io sono convinto, e ne sono convintissimo, ma ovvio, è un'utopia perché non siamo ancora arrivati a quel punto. Ma se noi, il giorno che noi non crediamo più nella cattiveria, la cattiveria non esisterà più. Lo ripeto, se tu credi che i cattivi esistono, i cattivi esisteranno nel tuo universo, e così sia, perché la tua consapevolezza crea la tua esperienza, come la mia, la mia. E noi comunque, perché siamo un'unica cosa, o comunque distinti da Ma insieme con, stiamo co-creando. A livello globale, guarda cosa stiamo creando. Il film di Hollywood più catastrofico che potevamo fare. Ma non è un film. Ma non è un film. Cos'è? È una proiezione di queste, di queste paure, di queste cose. Adesso il nemico l'abbiamo, addirittura un nemico che non si vede. Ma lo abbiamo creato noi. Comunque, secondo me, poi tutti i miei, e tutti mie, cose mie eh? <ride> assolutamente non dico che sia così, io vi sto dando, dando la mia opinione. Um. Mariela dice, come fa la paura a scatenare in una persona... Ah, l'idea, scusa, questa qua l'ho letta, scusate, scusate. Elisa dice, di solito i violenti sono aggressivi e se mi assale uno così, io mi difendo anche a padellate. Dopo che l'ho steso, forse mi calmo, <ride> forte Lisa. Grazie, sì, Vabbè, oh, cioè. Edda dice: Bravissimo, bella questa sinfonia. Grazie, Edda. Mariella dice: Le tue frequenze emozionali si sono elevate. Grazie, ah. ciao Violetta, Ciao Silvia, ciao, ok, Edda scrive. I bambini debbono essere educati alla bellezza dell'amore, scusate, in tutte le forme, anche sessuale. Condivido. Ci sono stati dei paletti che ne hanno precluso la spontaneità. Condivido pienamente, eh, sì, sì. Secondo me vera, eh, i tabù sessuali sono veramente, eh, generano veramente tanta frustrazione, ma tanta. A quanto pare ci sono delle, delle società che non so se ci siano ancora, sono quasi estinte o se ci sono ancora nelle isole Triobriand e queste, 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 po, 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 queste popolazioni, queste, queste tribù, in queste tribù non apparentemente non esistono tabù sessuali, non come qua, e gli adolescenti sono, sono stimolati a sperimentare la loro sessualità in un modo aperto. Guarda caso. Non esistono gli stupratori <ride> e i pedofili, guarda caso. Uh, ciao, Evania, benvenuta. Uh, ciao, Giancarlo, ciao, un po' che non ti vedevo. Uh, Ilaria scrive: la mia, uh, la mia amica è stata uccisa e io ho nutrito odio e tristezza e aggressività. Eh, ti credo e ti capisco, Ilaria. Assolutamente sì, assolutamente sì. Le cose di cui parliamo, in effetti. Non sono cose facili, non sono cose scontate. Assolutamente no, assolutamente no. E ci credo che, cioè, non, non oso neanche pensare come ti sei sentita. Angela dice: Bravo, ma è difficile assimilare il tuo punto di vista. Non è facile, ma non è difficile. Secondo me è più facile. Cioè, è più logico che invece pensare, che secondo me è assurdo, che ci siano delle persone che nascono cattive. Io non ci credo, però io non ci credo. Secondo me il diavolo è un mito, sono delle, delle favole, eh, è una metafora, ma, ma non, secondo me non, 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 non c'è una forza energetica che contrasta, cioè l'energia è una, è come la usi, ok? E Roberta dice: no, certo, cerchiamo di aiutarlo. L'adulto non sempre è disposto a farsi aiutare. Avere una persona così in famiglia rovina la vita a tutti. Eh, eh sì, chi, sicuramente sì, chi non vuole farsi aiutare, eh, non, si può, non lo si può aiutare. Sì, sì. Ciao Eleonora. Chiara dice, mi dispiace, mi, mi dispiace, ma non concordo con te. Quello che mi dispiace ancora di più è sentirmi irritata quando dici certe cose evidentemente non sono spirituale nonostante stia lavorando su me stessa sono discorsi che non si possono generalizzare no, sono discorsi che non si possono generalizzare uh, non so per cosa ti senti irritata e se ti senti irritata allora, se si senti irritata quando dico certe cose è perché sto toccando delle corde vive in te perché sto, sto mettendo in discussione Certi, certe credenze alle quali tu ci tieni tanto, ecco, e questa tua, irri, 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 questo tuo essere irritata è, è, è dimostrazione di quello. Io non so cosa esattamente ho detto, però è vero, ma infatti, io dico: cioè, sono delle grandi generalizzazioni quelle che faccio io perché non possiamo andare nei singoli casi. però come dico sempre: per esempio, questa se io apro il dito, vedete questa penna cade. Cioè, la legge di gravità funziona per tutti allo stesso modo. Ovviamente, ogni caso è a sé stante, però io questa grande generalizzazione la farò sempre ed è la, la generalizzazione universale che faccio io, che potrebbe essere errata. Io non dico che la mia visione sia corretta e che uh, di malvagio. Non esiste niente nell'universo. Il concetto di positivo e di negativo, di giusto e di sbagliato, lo abbiamo creato noi. Nell'universo tutto è. Ok? Ma però detto quello, ovvio, certo, che la nostra mente, viviamo in un, un universo comunque duale, per cui è normale, e, e, e deve essere che. Ognuno di noi giudica, se vuole giudicare, qualcosa come giusto, sbagliato, bello, brutto, cattivo, assolutamente, assolutamente. Io vi sto solo proponendo una prospettiva, tra virgolette, chiamala mistica, chiamala proprio mistica, sì, oleistica o spirituale ai massimi esponenti, quella che trascende il giudizio e la dualità. Detto quello, il giudizio e la dualità esistono. È, è qui che eh, ci tenga a puntualizzare. Io non sto negando la tua esperienza chiara o la vostra esperienza o le vostre ideologie. No, io le rispetto. Io vi sto solo proponendo una prospettiva che consona a me. Tutto qui rendo l'idea. Laria dice: io non uccido nemmeno una mosca. Giancarlo condivide con voi, con con Chiara, uh, Ok, Valeria dice, bello l'esempio del buono che uccide il cattivo, ottima riflessione per permetterci di rivedere le nostre credenze. Grazie Luca, prego, grazie a voi. Simonetta dice, io non giudico, ma mi sento male per il male che alcuni riescono a fare ad altri. Ma se anche... certo che questo, queste cose qua fanno male, assolutamente, assolutamente. Io vorrei solo che riflettessimo su, su come noi possiamo. A me piace la praticità, su come noi possiamo praticamente, ma veramente a livello energetico, noi possiamo fare tanto, cosa possiamo fare per far sì che queste cose non succedano. E io ve lo, metto, ve lo garantisco: finché noi ci arrabbiamo, perché qualcuno commette un atto, che, certo, che è un atto che fa del male agli altri, quando noi ci arrabbiamo, noi abbiamo già emanato un'energia che è aggressiva. Questa energia, credetemi, l'universo è un contenuto e tutto lì si rimanifesterà in qualche modo. Io sono solo qua a dire questo. Io non sono un moralista, eh? ma quando dico che non credo nel giusto, nello sbagliato, nel bello e nel brutto, non sto scherzando. Io sono qua a dire che se voglio andare da A a B, devo fare questa strada, che se apro le dita, la tenna va giù. Per cui lo so che non è facile, ma se noi riuscissimo ed è possibile a provare amore e compassione per le vittime, ovvio, e anche, e anche per chi ha commesso quell'atto tanto, tanto, tanto uh, malsano, è probabile che forse contribuiamo a far sì che queste cose non succedano più. Questo è il mio messaggio, nient'altro, nient'altro. Comunque, io continuerò a dirlo all, all infinitum, ragazzi. Lo so che non è facile, comunque. La violenza, sia verbale che fisica, mi fa paura, mi spaventa. Giancarlo scrive, quando una donna viene violentata, accade un fatto reale. Non è una nostra proiezione, assolutamente, della nostra paura, ma la crueltà del violentatore. Certo che è una cosa reale, Giancarlo, quando una persona viene violentata nessuno direbbe mai che non è una cosa reale. Non è una nostra proiezione della nostra paura, ma magari anche no. Io sto solo dicendo che quando la persona, quando la persona è stata violentata, noi possiamo, possiamo d'amblée magari proviamo rabbia per chi ha violentato la donna. Io dico solo che è possibile provare compassione per la donna, e per il violentatore. Solo quello voglio dire. E se noi riusciamo a provare compassione per la donna e per il violentatore, secondo me, magari mi sbaglio, ragazzi, secondo me, noi stiamo emanando un'energia che potrebbe potrebbe calmare le acque tra virgolette potrebbe dare l'opportunità al violentatore di calmarsi o di rivedersi, cosa che non accade sicuramente, penso, se noi energeticamente ci arrabbiamo e non abbiamo un'energia che, che è rabbiosa verso di lui. Ok? Beh, allora, Silvia dice buonasera a tutti, grazie per aver viscerato così bene questo argomento tanto difficile. Mi avete aperto un mondo, mi fa piacere Silvia. Allora, Anna Maria dice il Buddha mai sprezzante e gentile anche con gli stupratori, esattamente, esattamente quello che è il punto della situazione, perché il Buddha sa che creiamo noi la nostra realtà, comunque che alimentiamo magari cosa, una cosa o un'altra, secondo me, Ilaria dice io non mi, non mi sono sentita irri, irri, irritata quando hai detto che è lo specchio di noi stessi, e eh no, ognuno di voi reagisce in modo diverso, a seconda delle vostre convinzioni, certo. E Giancarlo dice, nei serial killer è probabile che la famiglia abbia contribuito alla direzione della persona. Penso anch'io, Giancarlo, sì, lo penso proprio. Anna dice, io ho rischiato di essere uccisa. Wow, in quel momento ho visto rosso, da vittima stavo diventando carnefice, ma il mio istinto mi ha salvato. Wow, interessante. Interessante. Giancarlo dice, se diamo una giustificazione al violentatore, allora non esiste più nessuna inibizione e ognuno di noi può decidere il futuro del prossimo. Bellissima constatazione. Giancarlo, io non sto parlando di giustificare il violentatore. È qui che mi si, viene, uh, mi, mi, mi si viene non compreso bene. Io non sto giustificando quello che ha fatto. Io sto, io sto al, al, al violentatore, lo fermiamo e facciamo sì che non lo faccia più quello che ha fatto. Io sto solo dicendo che uh, il fermarlo, il far sì, uh, l'impedirgli di rifare questa cosa o di farla mentre la fa, io posso farla con la consapevolezza come persona arrabbiata che lo odia, ok, che non lo capisce, che lo condanna, oppure con una persona che, 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 che gli vuole bene, che lo ama, che sa che è una persona che sta male. Ma rendo l'idea. Ma non sto dicendo di giustificarlo. Uh, Valeria dice: Comprendo bene che sia impegnativo credere che siamo solo noi che creiamo le situazioni, anche quelle che vengono viste come sgradevoli pensanti, o pesanti, ma concordo perfettamente con te, Luca, quando affermi che ognuno vive e attira quello che deve apprendere per crescere, senza giudizio e tantomeno condanna. Cavolo, volevo scrivere tutto. Ragazzi, solo più un minuto abbiamo. Vi dico solo questo, poi continuo a leggere, ma non ho tempo e eh, eh, scrivo. Volevo solo dirvi che eh, prendo una pausa, non ci vediamo più fino, no aspetta, ci vediamo ancora uh, sabato con Christine King al uh, convegno e domenica pomeriggio con Chiara e Maria Catenina Praticò e poi prendo una pausa fino, ci rivedremo su questi schermi, uh, probabilmente a ottobre perché ho altre cose in ballo tanto da studiare, un esame molto grande da dare, e per cui niente, ci rivediamo poi eh, in futuro. Ma intanto volevo leggere qua, Silvia scrive, io concordo con tutto, in questo gioco della vita ci sono, sta, ci sono tanti attori, ognuno ha un ruolo, può essere la vittima o il carnefice. Logicamente se sei dentro al dolore si fa fatica e si, ad avere compassione di un qualsiasi carnefice. Sì, condivido. E Mariella dice, nell'universo ci sono un'infinità di entità grigie che si civano della nostra energia e con azioni crudeli e malvagie e chi offre, seppur involontariamente il fianco, il loro gioco è fatto. Ok. Fanno male le persone che non conoscono l'amore. Guarda, io sono convinto che l'unica forza che c'è è, è l'amore, secondo me. Anche quello che chiamiamo odio. Secondo me è amore indirizzato in un, modo, in un modo diverso, in un modo tra virgolette disfunzionale. Ma secondo me, in fondo, c'è solo l'amore, c'è solo un'energia, però vi dico: opinione mia, solo e semplicemente una mia opinione. Ragazzi vi ringrazio, abbiamo, abbiamo <ride> concluso questo ciclo con un bel argomento, sono contento. E buon, ciao a tutti. Buona serata, ciao!